ragazze Zanelli per questa che non è una delle nostre diciamo, solite presentazioni di libri o di dischi che facciamo in questo spazio, ma è la presentazione di un'associazione che è nata da poco e che mi interessa particolarmente perché nella diciamo, famosa mission, come si dice adesso, di Feltrinelli c'è sì la vendita di fondamenti, soprattutto di prodotti culturali, ma anche la missione culturale, e cioè di prendere in considerazione tutti quelli che sono gli eventi della città che possono interessarci. E quindi abbiamo cominciato a collaborare con gli amici di questa associazione, riprendendo gli eventi che facciamo qua, non tutti in parte ovviamente, e per la mia sensazione è che questa associazione è una cosa molto interessante perché a Parma credo che ci siano dei buchi culturali molto evidenti che andrebbero colmati. Quindi vi auguro una buona serata, adesso i nostri amici Ferdinando e Andrea ci spiegheranno nello specifico lo scopo dell'associazione. Grazie. Grazie a Roberto Cerosini e Feltrinelli che ci ospitano questa sera per questa presentazione che nasce innanzitutto da appassionati. Non siamo assolutamente degli uomini di cultura, non ci consideriamo tali, ma semplicemente degli appassionati e soprattutto, già la mia area è abbastanza indicativa in questo senso, ma soprattutto veramente molto legate alla nostra terra e che amiamo profondamente. Quindi abbiamo unito un po' quella che è la nostra attività professionale. Noi, professionalmente parlando, ci occupiamo di promuovere, nel caso del turismo, o di commercializzare, nel caso dei prodotti aziendali, appunto prodotti, servizi e territori attraverso internet. Non dico rete, ma dico internet, che ad oggi è assolutamente un mercato di relazione, un mercato di emozioni. E lo definisco anche tale come mercato, ma soprattutto è un potentissimo strumento di comunicazione. E abbinando un po' questo strumento a quello che noi vediamo, diciamo, quasi quotidianamente, ripeto, lavorando anche nel turismo, e vediamo che, ed è anche il motivo per il quale vi ringraziamo per la partecipazione, ma abbiamo anche scelto, e pensiamo in maniera anche oculata, gli inviti, perché ci sono delle iniziative, degli eventi nel nostro territorio, a Parma, che meriterebbero assolutamente una visibilità più maggiore, che per tanti motivi, quelli che sono i media locali, non solo, non possono dare, soprattutto non possono pensare di soddisfare tutti. E quando si parla poi di cultura, quando si parla poi di promozione di un territorio fatto appunto della storia, appunto della cultura, o come parla delle tantissime eccellenze, ci portano dei dati anche molto indicativi, cioè molto indicativi nel senso che la conoscenza dell'Italia come nazione, pensate solo che su Roma i milioni di visitatori che vanno a Roma riescono a vedere il 19-20% di quello che possono essere le proposte, dei punti di interesse così culturali. Da questo punto di vista poi cosa ci siamo detti? Cioè, quello abbiamo cominciato un po' ad abbinare, a cercare di capire come poter valorizzare questo nostro territorio che ha delle eccellenze incredibili, oltre a quello che si sta facendo. E quello che diceva prima anche Roberto, anticipando qualcosa, quello che noi consideriamo che può essere sia un buco, ma soprattutto un supporto che non lo si sfrutta a dovere. Questo supporto, ed è per questo che poi è nata questa nostra associazione, è quello cosiddetto digitale. La possibilità di poter coinvolgere emotivamente, perché poi internet, anche questo è fatto di emozioni, perché poi le proposte che vengono fatte su internet non è, cioè la differenza fra un video e ad esempio, dico purtroppo,
un articolo ben scritto, visto che oggi, ahimè, le persone leggono sempre meno, ha un impatto emotivo decisamente differente. Quindi sono tutte delle considerazioni che noi siamo sentiti di fare e di provare anche a testare. E abbiamo cominciato a testare proprio per Feltrinelli, proponendo anche dei cosiddetti live streaming, come quello che stiamo effettuando oggi con le doppie camere, quindi la possibilità di dare visibilità a tutte queste iniziative culturali e non solo che un territorio annualmente mette in pista, soprattutto poi quando parliamo di una scadenza importantissima per il nostro territorio, che è quella dei 2200 anni, quindi il 183 a.C., l'anno prossimo cominceranno tutte queste commemorazioni, le vedremo un po', dovremo vedere anche delle belle assolutamente interessanti. Ecco, da questo punto di vista abbiamo questo momento sulla pagina Facebook della nostra associazione, opportunamente promossa, e che normalmente, con dati statistici alla mano, ci porta dalle 100 anche alle 280 persone, quasi 300 per un live streaming di un'oretta, guarda caso su cosa? Sui misteri legati a Barra, quindi che sono stati visti appunto in diretta da quasi 300 persone. E da tutto questo sperimentare abbiamo cominciato a contattare quelli che sono veramente gli uomini di cultura, quelli che da sempre e da tempo fanno e lavorano a dei progetti assolutamente di livello e che per noi meritano una visibilità superiore che vada ben oltre quella che è l'attuale visibilità. E per questo motivo abbiamo cominciato a fare noi progressi. E come abbiamo fatto? Abbiamo appunto da appassionati costituito questa associazione culturale no profit che parla dall'inizio al futuro, e come inizio ovviamente prendiamo la nostra data di inizio ufficiale, 183 a.C., al futuro che è quello che speriamo appunto di lasciare, come si dice, anche ai posteri. Per quanto riguarda 183 a.C., e cominciamo con i due progetti principali, grazie ai quali poi è partita e discoccata scintilla che ci ha portato alla costituzione di questa associazione, il 183 a.C., pensate, sarà a partire dall'anno prossimo un vero e proprio magazine digitale. Magazine perché ha una registrazione, un registro della comunicazione, dell'operatore della comunicazione, grazie a quello che è il nostro editore, che è la nuova editoriale di Monticelli Terni, che ci permette di essere a tutti gli effetti in magazine. Ed è questo un aspetto assolutamente importante per quanto riguarda quella che si dice in termini proprio anche tecnici, come anche online, la reputazione. Quindi cercare di fare un qualcosa che possa avere un impatto emotivamente coinvolgente per gli utenti che ci seguono. E secondo noi, e ne siamo convintissimi, questo coinvolgimento ne ha bisogno di tutti, ne ha bisogno del nostro territorio, per se vogliamo aumentare la stanzialità, ma soprattutto ha bisogno saremo in grado di fare, di mettere a disposizione. Con la prima scheda, ovviamente partiamo dalla palma romana, qui abbiamo il professor Verri che
non me ne voglio, perché questa è una scheda come sono proprio fatta, però è solo per capire, farvi capire a livello di piano editoriale quello che noi abbiamo intenzione di proporre appunto su internet. E come vediamo, la tipologia di questo contenuto, cioè quindi di un contenuto, significa di creare una conferenza online, un live streaming, come quello che stiamo facendo quest'oggi, ovviamente opportunamente studiato e predisposto, dedicato alla parola umana. Siamo all'interno di quello che è il progetto 183C, che appunto prenderà il via a partire da gennaio, non poteva essere altrimenti. Per quanto riguarda la durata di questo progetto, si parla sempre dai 30 ai 60 minuti. Non possiamo andare oltre, dico non possiamo, perché oggi l'attenzione, la soglia di attenzione online è questa. E anzi, poi ci sono delle tecniche che cercheremo e che mettiamo in campo anche per la nostra esperienza professionale, cercheremo appunto di coinvolgere in questo mentre gli utenti che ci seguiranno dagli uffici, da casa e da quant'altro. Ed è proprio per quanto riguarda il cosiddetto target, vedete che è stato identificato in questo contesto turisti, tour operator e studenti. C'è questa grande possibilità online, su internet, di poter misurare tutti i comportamenti, ma soprattutto veicolare qualsiasi tipo di comunicazione specificatamente a tale. Non per niente è a tutti gli effetti. Questo tipo avrà visualizzazioni che sono esponenzialmente in crescita, e questo lo vediamo anche in questi semplici live streaming che facciamo anche direttamente qui dalla Feltrinellone da alcuni mesi. Questa tipologia di scheda editoriale di evento dedicato alla parola umana. Poi ne andiamo a vedere anche altri, perché vi facciamo vedere questi passaggi per capire anche, ovviamente parlo che ce ne sarebbero da fare delle decine e decine di schede, a dire il vero. Ne abbiamo così raccolte alcune. Per quanto riguarda la Magnani Rocca, questa villa di capolavori, può essere un seminario online, perché quando si parla anche qui di arte, infatti, vedete che turisti, come operetto, esperti, poi cosiddetti blogger, blogger appunto esperti di, in questo caso di arte, comunque di uno specifico settore, che possono essere coinvolti in queste modalità di contenuti, quindi seminari online o meeting direttamente online. Partecipazione, ecco, in questo caso non si parla di sala convegni così, perché ad esempio in un luogo come la Magnani Rocca, così anche come i nostri musei locali, non solo, si è in grado di fare delle riprese proprio in diretta sul posto, quindi fare vedere mentre il relatore spiega le singole opere, riusciamo appunto ad andare direttamente online e quindi a coinvolgere il pubblico che ci sta seguendo. Anche questo aspetto di coinvolgimento del pubblico può essere fatto in diverse modalità, cioè in diverse modalità nel senso che se noi vogliamo anche condividere e avere commenti, quindi rispondere a quelle varie domande o curiosità che arrivano da casa o comunque dagli utenti, possiamo identificare un contenuto editoriale specificatamente per la condivisione e i dibattiti che si hanno appunto a distanza. A seguire ancora, non poteva mancare, tanto tra una battuta e l'altra, con il professor Ballarini, proprio gli altri giorni si parlava, giustamente, diceva, ma cosa mangiavano i romani al tempo? Ma cioè, sono anche queste curiosità. Allora, quello che ancora noi, perlomeno questa è stata la nostra esperienza, non riusciamo bene a percepire, poi ne abbiamo
un personaggio, insomma, che ci ha fatto veramente pensare in questo senso, che abbiamo delle potenzialità anche di coinvolgere turisti in maniera Parma per delle situazioni che noi magari nemmeno immaginavamo, e a breve ne vedremo una di queste, no? E in questo concetto, cioè, allarghiamo anche i nostri orizzonti. Parma è riconosciuta in tutto il mondo, quindi è una città della gastronomia UNESCO, cioè, sicuramente non ha bisogno di ulteriori presentazioni in questo ambito, però se riusciamo ad allargare, ad approfondire certe curiosità della nostra cucina millenaria o questo, noi siamo convinti che anche questo darà ulteriore forza, oltre a quella che abbiamo già nel campo della gastronomia. E qui, anche con il dottor Gonizzi, che ringraziamo, perché fin da subito si è reso disponibilissimo dei suoi molteplici impegni che ha quotidianamente, e vedere l'agenda di Gonizzi veramente è qualcosa di spaventoso, però lo ringraziamo perché è sempre stato fin dall'inizio molto importante per noi, suggerendoci anche diverse situazioni, tra le quali poi vediamo anche il secondo progetto, che lo dobbiamo quasi esclusivamente a lui come idea iniziale. E questo, ecco, rappresenta uno dei modi per lasciare traccia di un qualcosa, cioè il digitale, questo amato e odiato internet, web, assolutamente dire internet, visto che siamo nel mobile, siamo nella tecnologia, e purtroppo andiamo veloci, abbiamo bisogno di risposte rapide, dai cellulari, dai tablet, guardiamo, non leggiamo. Allora cerchiamo di andare incontro a questo aspetto. Gli audiovisivi stanno avendo una rapida ascesa per quanto riguarda l'erogazione di contenuti, soprattutto in campo turistico e anche per quanto riguarda l'aspetto culturale. Guardare e ascoltare è decisamente meglio per le persone, perché magari si trovano in treno piuttosto che da altre parti, quindi in velocità. Questo potrebbe essere una conferenza online piuttosto che un live stream, perché sarebbe veramente bellissimo poter far vedere anche a cucinare in quel momento. Sempre la durata, vedete, non può andare oltre questa dei 30-60 minuti, e anche in questo caso potrebbero essere i target, ovviamente i turisti e tour operator, ovviamente non possiamo fare altrimenti, così anche come le scuole specializzate. Non per niente, molti di voi lo sanno molto meglio di me, che la didattica online con questa tipologia di eventi negli altri paesi si fa spesso e volentieri, ed è quasi una quotidianità. Andiamo avanti, parlavamo del Togo Nizzi, ecco qui, a tutti gli effetti potrebbe essere veramente un viaggio nei musei del cibo. E anche per esperienza mia professionale, che negli anni scorsi ho avuto la fortuna così di approfondire questi aspetti, di fare delle puntate con per TV Parma qui a livello locale per 4 anni con il dottor Gonizzi del Museo del Cibo, e posso dire che le curiosità da dire sono veramente tante. Televisivamente parlando non ci sono i tempi per poterlo dire tutte, ma soprattutto non c'è la possibilità di lasciare a disposizione delle persone questi contenuti, di poter vedere ed ascoltare quando lo hanno tempo e voglia. Questo è un aspetto fondamentale. Quindi non è tanto la diretta che è altresì importante per il coinvolgimento, ma è ancora più importante dare la possibilità a chiunque lo voglia fare, perché viene a sapere di questo evento magari giorni dopo, anche mesi dopo, dare la possibilità di poterlo vedere con calma, ascoltarlo e viverlo ancora molto più di quello che può fare, e questo penso sia comprensibile, un normale articolo, non un normale post, pur bello che sia. E quindi vedete che dai workshop online, cioè didattiche in museo del cibo e il loro pane quotidiano, e le conferenze online, no? Questi musei che veramente sono predisposti per questa situazione. Sempre le durate sono queste, ma le durate di ogni singola puntata, chiamiamola così, perché qui dentro ai musei del cibo ce ne sarà da fare, così anche come da tante altre, come la Parma romana, cioè, penso che con il professor Vera potrebbe fare anche puntate in questo caso, come il professor Ballarini per quanto riguarda la nostra cucina millenaria, non solo. E qui lo possiamo fare appunto online, quindi direttamente, come se fossimo come se stessimo riprendendo appunto da una
da una scrivania piuttosto che da questo luogo che vediamo, da questa location, oppure possiamo fare anche in una sala appositamente scolturata. Quindi ci sono anche queste, tutte delle produzioni che siamo in grado di mettere sul piatto e comunque anche di gestire. A seguire, eccolo qui. Questo signore Cipriano De Aror, vedete che noi volutamente, anche questo, i titoli sono internet, sono un po' il pane quotidiano, quello di cominciare a stimolare la curiosità di qualcuno, dice, ma questo signore effettivamente al tempo poteva essere considerato Giuseppe Verdi del Madrigale. Fatto sta che un amico di Andrea, così, che è tanto il loro padre, qui quando hanno fatto una commemorazione lo scorso anno di Cipriano De Aror, si sono visti arrivare richieste dagli Stati Uniti piuttosto che da altri paesi, pensando che fosse un festival dedicato a questo musicista. Non era così, era solo un evento. Ecco, questo signore è veramente un grandissimo personaggio che potrebbe, usiamo sempre il condizionale, noi siamo convinti che lo è, però potrebbe veramente anche sotto l'aspetto turistico e anche culturale attirare turisti appunto un po' da tutto il mondo, ma soprattutto è un'altra di quelle tracce certe che possiamo e secondo me dobbiamo cominciare a tenere nei nostri, diciamo, archivi, nostri, parlo ovviamente non nostri come associazione, parlo per il nostro territorio. E questo si potrebbe un live streaming, perché sentivo un madrigale là. Di Ferdinando, questo evento praticamente è già definito, ci sarà una conferenza di una trentina di minuti trattata da questo giovane studioso, si chiama Pietro Magnani, che è un esperto appunto di questo grandissimo musicista. E poi successivamente si è pensato di fare un live streaming per questa messa solenne che è dedicata proprio a Cipriano e che verrà eseguita alla chiesa di Santa Croce prima di Natale. Adesso la data precisa non c'è, però questo evento, insomma, per farvi un esempio, è già stato definito. E volevo solo dire una cosa prima di far continuare Ferdinando, perché anch'io all'inizio sono stato un po' restivo in certe cose. Sto parlando, Ferdinando è un esperto di digitale da una vita, quindi per lui internet è il pane quotidiano, mentre per quanto riguarda, cioè, tra me e lui c'è una dicotomia straordinaria, perché io invece sono un appassionato, perché non sono né uno studioso, ma sono appassionato di storia antica, quindi scrivo ancora a mano, infatti mi hanno dato questo soprannome amanuense, perché ancora adesso, anche se lavoro nel digitale, collaboro con lui nel digitale, ma mi scrivo ancora i piccoli testi a mano e poi li metto sul computer, quindi sono preso in giro tutti i giorni. Volevo dire che non bisogna spaventarsi, perché anche il fatto del digitale non pregiudica. Non riesci più a vederlo, magari te lo dimentico. Mentre con queste cose che noi stiamo proponendo, rimarrà sempre sulla rete, e tutti avranno la possibilità di vederlo. E sempre più persone, come abbiamo stabilito, insomma, come abbiamo guardato, pianificato, sarà sempre più persone che guarderanno questi eventi, quindi la possibilità di coinvolgere specialmente i giovani, perché quello che manca un po', diciamo, nella cultura, nella storia, sono i giovani. Io partecipo spesso a tante conferenze, però vedo che i giovani
sono un po' resti a venire, no? E quindi quello che noi vogliamo coinvolgerli assolutamente. Benissimo, quindi da un amanuense digitale, ecco, non potevamo non prendere in considerazione la nostra lingua, perché è la nostra lingua, quindi il dialetto, e anche questo con un live streaming o addirittura un seminario, perché non si può perdere per strada la nostra lingua. Quindi, e qui abbiamo due rappresentanti, forse anche più, da Maletti e Zato, quindi ci sono Parma Nostra e non solo, no? Della famiglia Parmesani e quant'altro. E questo è il re dei barzellettieri, quindi Pablè, storico Pablè, abbiamo preso questa sua immagine. Però effettivamente il parlare la nostra lingua, quindi il nostro dialetto, non potevamo ovviamente in questo caso dedicarlo ai locali, quindi i locali sono per noi del territorio, così come le scuole e gli studenti, ma anche questo aspetto di un contenuto, sempre per lasciare la famosa traccia certa, ci sembra assolutamente, oltre che doveroso, importante, o importante e doveroso, mettiamola come vogliamo. E anche in questo caso vedremo di predisporci in merito e poi parleremo anche delle collaborazioni che abbiamo già attivato. E proseguiamo, ecco, anche qui, e qui abbiamo appunto il professor Vera che di questa storia di Parma qualcosina, non tanto, ne dovrebbe sapere in questo contesto, così anche come il dottor Bonizzi. Nella recente presentazione di questo volume di Maria Luisa Regno d'Italia alla Palatina di recente, non siamo riusciti a fare un live streaming per un piccolo problema tecnico, no? Un'email che è arrivata in ritardo in questo contesto, ma ci siamo subito rifatti, sono i ragazzi della MUP, stiamo cercando di riorganizzare e di riproporre in una maniera un po' diversa, ma comunque ripeto, io sottolineo sempre la traccia certa, che è un termine che io sto rubando dal dottor Bonizzi, perché lui appunto, quello che giustamente ci dice sarebbe bello cominciare a lasciare delle tracce certe di quello che è la nostra storia. Ecco, questo, abbiamo assistito a una presentazione fantastica, un luogo fantastico come la nostra Palatina, e come diceva Andrea, purtroppo la fascia di età era medio-alta e avremmo voluto poter vedere, anzi ci sentivamo giovani e lui, cioè, quindi una delle rarissime volte che mi sono sentito giovane ultimamente, però questa era la realtà in quel contesto, no? Come anche assistendo anche a degli incontri con la professora Maniveri, che ringraziamo, che è qui per quanto riguarda il Farnese, e non solo, è sempre un peccato vedere pochi giovani in questo ambito, perlomeno noi vogliamo vedere di più. Ecco, qui noi, proposto, cercheremo di farlo, perlomeno i buoni intenti ci sono a tutti gli effetti, io parlo con i ragazzi della MUP, nel senso che con loro, prima parte in quel contesto, vedremo se riusciremo, o con un live streaming, con una conferenza online, a mettere in piedi per questo target, quindi dai turisti, agli studenti, studiosi e esperti, questo live streaming, che potrà essere uno, potranno essere anche due, perché in quell'ambito avremo un po' che tipo di contenuti riusciremo a raccogliere. A seguire, tutti loro, anche in questo caso, potrebbe essere un altro argomento, qui cerchiamo di velocizzare, perché queste sono delle idee che per questo anche che noi cercheremo, ovviamente, con tutte le associazioni, pensate solo che abbiamo nel nostro consiglio direttivo un consiglio direttivo pro tempore, perché volutamente al 30 di giugno non vogliamo essere noi a dettare i tempi. Ci piacerebbe appunto allargare questo ad altri membri, ad altre persone che
ben più di noi, anzi loro possono essere appunto quegli uomini di cultura qualcosa per fare un passo importante. Da parte nostra, la nostra esperienza ormai di oltre 10 anni per quanto mi riguarda nell'online, in tutto questo marasma che è questo internet, e che comunque ci può portare veramente ad una visibilità e un coinvolgimento non indifferente per quanto riguarda quelli che sono i vostri. L'ho presa, qui c'è Gabriele, perfetto. Allora, ringrazio Gabriele perché lui dalla sua pagina internet dice, ha fatto questa domanda. No? Quindi Verdi cosa rappresenta per Parma il suo territorio? Effettivamente questa è una di quelle domande che banalmente portata online in una conferenza in un meeting ha una rilevanza decisamente differente. Non so se riuscite a, o se condividete questo, ha una rilevanza differente perché l'impatto di questa domanda è importante, che può essere per i locali, perché vedete locali esperti e meloni, può aprire un dibattito importante che lasciato online, come diceva prima il mio collega, ha una rilevanza totalmente differente in termini di visibilità e di impatto, lo ripeto, sulle persone. E quindi da un lavoro di questo tipo si possono ottenere dei risultati a livello di contenuti che nemmeno noi riusciamo a percepire. Abbiamo avuto delle prove dove le visualizzazioni sono veramente, si sono alzate, sono impazzite nel giro di 4-5 giorni, con uno streaming lasciato, non so, da 15 giorni, quindi chiuso, visualizzazioni che in una giornata sono arrivate ad oltre 1000, cioè ci sono delle dinamiche veramente importanti che non possiamo tralasciare in questo anno. Andiamo avanti, con questo vorrei vedere a fare un dibattito di questo tipo. Eh sì, però effettivamente tra una battuta e l'altra, però potrebbe veramente lasciare. Questo ad esempio è uno di quegli eventi che, come si suol dire, potrebbe essere assolutamente virale. Virale. Manca la borraccia. Manca la borraccia, sì, bisogna vedere. Bisogna vedere un po' chi la passa, sì, esatto. Se no è la musica, sì, giustamente, se mettiamo dentro la musica. Ecco, questo è a tutti gli effetti, oltre che un aspetto culturale indubbio, ma è anche un aspetto promozionale per il territorio, non solo, altrettanto indubbio. Promozionale perché? Perché lascia assolutamente liberi gli utenti così di condividere questo, perché saranno più schierati da una parte, più schierati dall'altra. E da questo punto si trasferiranno e condivideranno con amici, con conoscenti, e si aprono i dibattiti. Noi abbiamo bisogno di essere al centro dell'attenzione, come territorio, sempre di più, e quindi dobbiamo cercare di arrivare a contenuti che possano lasciare questa traccia. Questo, secondo me, è uno dei tanti contenuti che si potrebbe studiare anche insieme. Poi rimaniamo sempre appunto tra la nostra amata musica lirica con Arturo Toscanini. Anche in questo caso la domanda, la risposta anzi è quasi scontata, però anche questo, ecco, questo ha un impatto ovviamente del personaggio sul mondo americano. La battuta può diventare un evento, quindi più è condiviso e condivisibile meglio è in questo contesto, e noi di cose da dire, da far condividere le persone veramente ne abbiamo tante. Noi, e parlo sempre ovviamente di Parma e della nostra provincia, anche questo, capire qual è la verità effettiva sulla certosa può essere un altro argomento di stimolo per incuriosire ed attirare interesse su quello che è il nostro obiettivo. Siamo considerati, diciamo noi, la Valle della Loira italiana, potrebbe essere, noi qui volutamente abbiamo fatto Fontanellato, tralasciando ormai il famosissimo Torri Chiari che ci rappresenta tutti, però ne abbiamo altri altrettanto belli, a proposito di castelli belli così, questo, guardate qui, Parma Montecarlo, quale legame
tra Ducati e Principato, anche questo capite bene che è assolutamente un argomento promozionale del territorio legato a un target di un certo tipo, però incuriosisce. Quindi questo evento può diventare assolutamente, questo meeting o conferenza può diventare assolutamente appetibile. Per noi lo diventerà, lo facciamo quotidianamente, diciamo questi, usiamo questi aspetti quotidianamente, però per chi non è avvezzo, per chi non è abituato a, questi, a queste situazioni, vi posso dire che in questo ambito ci sono, noi li chiamiamo parole chiave, quindi ci sono diverse situazioni che si possono agganciare e ci possono far ottenere dei risultati importanti, ecco, come in termini di visibilità del territorio. Vediamo un po', parliamo di misteri, e il mistero dell'Angelo Ribelli, della nostra cupola del Duomo, è un altro di quelli che, pensate solo, il turismo dei misteri, no? Un po', infatti noi quando abbiamo fatto questo live streaming, il misteri di Parma, la presentazione del volume 2, 285 persone, 284 vedrò in diretta questa ora di live streaming sui misteri di Parma, tra i quali appunto c'è anche questo, anche questa dinamica, la nostra galleria nazionale, non tutti i tesori nascosti in questa galleria nazionale. Poi vediamo un po' se si stanco. Ecco, qui chiudiamo questa carrellata che abbiamo fatto veloce anche con questo aspetto. Il nostro territorio ovviamente è fatto delle nostre grandi imprese, ma anche delle nostre piccole e medie imprese. Fortunatamente il nostro è un territorio importante. E internet è fatto, e noi anche in questo caso pensiamo anche come associazione che per promuovere e valorizzare un territorio si debba necessariamente mettere in condizioni di visibilità anche le piccole e medie imprese, non solo, i cosiddetti matching, cioè gli incontri a distanza fra imprese con lo stesso settore. Come vedete, la valorizzazione di un territorio, quella che noi ci siamo dati come obiettivo e che potete vedere sul nostro sito parma dall'inizio al futuro.org, come imprese che per tanti motivi non hanno quella visibilità che hanno le nostre invece grandi imprese internazionali. Per questo penso che la scheda sia terminata. Per quanto riguarda le collaborazioni, abbiamo il piacere fin da subito di aver attivato delle collaborazioni con il Museo del Cibo per quanto riguarda specificatamente ovviamente la storia dei nostri prodotti alimentari e della nostra cucina, in questo caso. E solo per questo, perché i musei sono importanti per questo, così anche con per quanto riguarda il Parma in dialetto, per quanto riguarda il nostro dialetto, e comunque in questo caso anche col Color Slide di Colorno, che ci seguiranno e cercheranno appunto di, inizialmente si sono messi a disposizione per tutta quella che è la parte fotografica e la parte anche per la parte anche video. Siamo e speriamo insomma di potervi dare un supporto, speriamo di potervi aiutare come aiutare il nostro territorio, e siamo ovviamente a disposizione, speriamo anche di potervi anche avere come nostri soci, un socio ordinario, vi andate a vedere, un socio sostenitore per quanto riguarda la logica delle associazioni come la nostra, perché di sostegno ovviamente ne abbiamo bisogno per sostenere anche i vostri progetti. Siamo a disposizione per delle domande, penso di non aver dimenticato nulla, non so, no, se volevo solo specificare una cosa. Tutto quello che vi abbiamo mostrato ovviamente sono delle idee che abbiamo avuto così tra di noi, no? Però siamo ben lieti di essere disponibilissimi e lo faremo come supporto appunto per eventi magari che gli esperti qui di Parma, no? Gli esperti, gli studiosi che magari hanno già in cantiere o hanno già stabilito di fare, avessero voglia o bisogno di avere un supporto appunto della parte digitale. Quindi queste che avete visto sono solo delle idee, quindi non è che vogliamo imporre le cose che noi pensiamo, ovviamente, quindi era solo per dare un'idea di quello che noi vorremmo fare qua per il territorio di Parma.
L'ultima cosa, a proposito di piccole e medie imprese così, una nostra collaborazione, vedo che è qui presente il titolare, Gianni Cantini e la Barez, perché ci preparerà un po' quello che è un po' la magliette, il nostro merchandising, insomma, che sta studiando, quindi la Barez è del 74, non vorrei sbagliarmi, penso sia del 74, ho attaccato la data, 74, che appunto sul merchandising è una delle nostre appunto, eccellenze, quindi ci sta seguendo in questo contesto e abbiamo anche altre nostre piccole sorprese, perché dobbiamo cercare di tenerci alimentati, no? di continuare ad alimentare questa nostra associazione, perché se riusciamo ad alimentarci, riusciamo anche a darvi il supporto da volontari, perché appunto se voi avete voglia di andare a vedere il nostro statuto, è ovviamente tutto visibile a disposizione online, con l'attuale consiglio direttivo pro tempore, lo ripetiamo, perché vediamo poi se a giugno riusciamo a creare, già delle idee ci sono. E quindi dicevo, chiudevo appunto con quella base. Però quello che ti sei dimenticato, magari c'era qualcosa che dimenticherò, e magari l'altro progetto l'hai appena accennato. Sì, di Parma, sì, di Parma Enciclopedia, sì. Questo è una dimenticanza. Allora, quando vi dicevo prima che il dottor Gonizzi, che noi, però in questa collaborazione. Tracce certe, come se fosse un'enciclopedia. Allora, dalla pazzia a pazzia abbiamo detto, cominciamo con Parma Enciclopedia e cominceremo indicativamente ad avere il server così predisposto tra febbraio e marzo a prendere delle tracce, quindi tracce si intende 1, 2, 3 minuti tra interviste e quant'altro, quindi visibili anche in velocità o comunque in un lasso di tempo che la visibilità può essere completa, cioè la persona fino a 2-3 minuti riesce a rimanere online per seguire anche un'intervista. Quello che pian piano cominceremo a fare, sempre un lavoro, un work in progress cosiddetto, quindi piano piano, quindi personaggi della faccia certa ce ne sono tantissimi, veramente tanti. Quindi speriamo di avere come tracce certe, noi nel nostro piccolo ce la mettiamo tutta, ma sicuramente con tanta passione, questo non ci manca. Grazie ancora da parte mia e da parte di tutti. Se qualcuno ha delle domande, magari non è chiara la cosa, o ha dei suggerimenti da dare, quello che abbiamo detto, correggerci in qualche cosa. Una cosa devo correggerti, il professor Malinverni è un grande esperto di 700 e 800, quindi ha una cultura straordinaria, quindi conosce benissimo anche i farnesi, ma noi è un esperto del 700 e dell'800. Volevo precisare. Grazie mille ancora, no? C'è il professor Ballarini. Ah, scusi professore, non ci ho visto. Però si deve, aspetti che non ci arriviamo, si deve alzare. No, una domanda soltanto. Nelle presentazioni che avete fatto, probabilmente però l'ultimo che è morto è stato Scarini, e precedente c'era solamente l'altro, quello. I giovani ci sono, gli ultimi 100 anni, 50 anni ci sono, i giovani. I ragazzi, a Palermo non c'è niente nelle vostre presentazioni. E quindi vi lamentate che i giovani non seguono, quando non fate cose che riguardano i tempi moderni. Se noi parliamo del postmoderno, e lo facciamo il moderno, siamo molto vecchi, però è solamente una impostazione, oppure si vuole anche arrivare a Parma, per esempio, cosa è capitato a Parma, all'inizio del Novecento, prima del Novecento, la letteratura, per esempio, parmigiana, l'officina parmigiana, tutto quel periodo lì, che è stato ricordato adesso, per cui la modernità dovrebbe essere molto più sviluppata rispetto all'età. Si volete catturare i giovani.
No, cioè questo, no, no, questo assolutamente, il, diciamo che noi abbiamo preso spunto da quelle, no, no, ma perfettamente ragione, perché questo, partiamo dal nostro inizio, cioè nel senso che quindi partiamo dall'inizio e se riusciamo a capire il nostro passato, appunto, riusciamo a vedere anche del nostro futuro. Adesso cerchiamo, certo, adesso cercheremo, ma sono 13 spunti che in velocità, a dire la verità ne avremo un'altra cinquantina più o meno. Esatto, c'erano anche quelli che lei accennava. Sì, però... c'erano anche quelli lì, però adesso vi ho detto, portiamo, visto che anche i tempi, dall'inizio cerchiamo, visto che parliamo del 183, no? Commemorazioni. Ci vediamo a partire dalla Parma romana e poi piano piano, tra l'altro ci incuriosiva molto quell'aspetto che ci diceva ieri l'altra volta, della cosa mangiavano i romani, no? Che sembra un aspetto banale, ma i giovani probabilmente sono quelle curiosità, no? Che poi quali poi, bene o male, anche con diciamo materiale antico, vecchio, si riesce anche ad attirare, lo facciamo anche in altri generi, però sono d'accordo con lei, assolutamente con i giovani necessariamente. No, no, siamo d'accordissimo. Qui vedete che tra tracce certe ne riusciamo. No, no, ma siamo da tenere. Sì, 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 no, vero, vero. Però era anche il voler. No, no, certo. Certo. No, no, certo. Però no, no, siamo perfettamente d'accordo, ma era anche per avvicinare un po' i giovani alla storia anche antica, perché cioè io vedo che i giovani considerano la storia un po' date, ricorrenze, eccetera, eccetera, quindi non si avvicinano mai, no, alla storia. Quindi era per farla partire da quella antica, per dire guardate che dalla storia antica si impara, si dovrebbe imparare tante cose. Per quello che si vorrà fare in futuro. Era quella un po' l'idea, no? Però assolutamente ci saranno, e poi se ci seguirete, ci saranno veramente delle cose abbastanza, direi ultramoderne, quindi è nella nostra intenzione sicuramente. Noi siamo a disposizione degli altri, cioè, questo è il nostro messaggio, cioè, siamo a disposizione perché noi non siamo uomini di cultura, non siamo, anzi, anche se siamo di parco e le nostre radici sono qui, però se devo mettermi con lei a parlare di dialetto, assolutamente, io mi metto come con Enrico, cioè, in questo senso. Noi siamo a disposizione con, ovviamente, diciamo, cerchiamo... assolutamente. No. A noi siamo sempre nel bestezio, siamo sempre un po' dietro al palco, no? E cerchiamo un po' di mettere a disposizione quelle che sono queste nuove tecnologie. Perché, ma vanno sfruttate però per bene, perché il sito internet è una cosa più importante in questo senso. Va studiato anche lì. Se ci vuole il tempo. Vi ringraziamo di nuovo per la vostra presenza, ci facciamo a disposizione, speriamo di avervi anche come supporter in questa nostra iniziativa. Grazie ancora. Grazie a tutti, buonasera.